A 2 anni dalla valanga di Rigopiano il ricordo è più vivo che mai. Oggi è la giornata del silenzio e della memoria da parte dei familiari delle vittime e di tutti coloro che si sono stretti nel ricordo di chi quel 18 gennaio ha perso la vita o di chi, come Fabio Salsetta, è sopravvissuto a quella tragedia, ma ha ancora una grande ferita dentro. Questi momenti è un grosso dolore che ci portiamo dentro e oggi preghiamo tutti per i nostri angeli, tutti insieme per la loro memoria. Ci sono ancora molti lati oscuri, quanto pare, da scoprire e stiamo lottando per questa battaglia, per sia la giustizia, è sempre il nostro slogan, mai più, per sapere la verità. Madri, padri, figli e parenti, riuniti per ricordare chi non c'è più e anche per chiedere giustizia, come Francesco di Michelangelo, il nipote dei coniugi di Michelangelo, che hanno lasciato il figlio Samuel di 8 anni, e Babacar, fratello di Fayerdam, il tuttofare dell'albergo, che ha lasciato la moglie e il figlio in Senegal, senza alcun aiuto da parte dello Stato. Sì, è stato bello, toccante la cerimonia che abbiamo fatto su con il vice premier Di Maio e Salvini. E, finalmente, dopo 2 anni, sentiamo la vicinanza dello Stato, che fino a qualche mese fa non c'era, perché ovviamente per i fatti che sono successi. Quindi, e speriamo che la giustizia adesso faccia il suo corso e si arrivi presto, come ha detto Fabio, alla verità. Oggi si commemorano queste povere persone che sono morte e da domani ricominceremo però la nostra battaglia legale, perché non ci fermeremo. Fin quando non avremo giustizia per questi cari che sono morti in una circostanza disastrosa e si poteva evitare, perciò da domani ricominceremo la nostra battaglia. Oh, abbiamo visto che hai parlato con il ministro Di Maio, che cosa gli hai detto? Ah, perché vogliono per aiutare noi, perché non per me, però per le mogli, perché lui ha lasciato 2 bambini, uno che sono 1 anno, 2 anni adesso, lei sono 4 anni. Voglio aiutare perché noi abbiamo fatto tanti documenti là, perché lei quando si è andato all'ambasciata italiana, che sono in Senegal, loro dicono che la prossima settimana già messo soldi, per la prossima settimana siamo messi soldi, quando è andato al banco per verificato, zero ancora. Quindi non c'è nessun tipo di aiuto, la moglie e i figli sono ancora in Senegal. Si sa in Senegal, noi aiutano noi, di fratello, però nessuno di qua che aiutano. Quindi a distanza di 2 anni nemmeno un aiuto. Nemmeno, zero.